che ci dimentichiamo? Non ci dimentichiamo nulla. Aspettiamo qualcun altro? Intanto facciamo una panoramica su quello che occorre. Poi farò l'impasto per due tortiere. E quindi ho preso due stampi, uno più grande e uno più piccolo. E quindi cominciamo? No, aspettiamo qualche altro minuto, dai. Aspettiamo qualche altro minuto. Perché sicuramente come arriva qualcuno, io comincio, facciamo così che comincio a imburrare gli stampi. E che la cosa che odio di più è che le mani si impiastricciano, però è un passaggio assolutamente necessario perché sennò si attacca tutto. E quindi che sto facendo? Sto imburrando gli stampi, perché questa sera dovete sapere che faremo Sua Maestà Upiz Palum, che è un dolce tipico pasquale del nostro territorio di Lucera principalmente, è un dolce povero della cultura contadina sempre, infatti vedrete gli ingredienti, ma seppure diciamo è rimasto ormai, diciamo che non so, non dico che è superato, però cioè, immaginate da tutte le merendine, tutte le robe che stanno dolci, cioè i bambini veramente non è che aspettano Upiz Palum de Pasqua per mangiare il dolce, no, oggi voglio dire c'è veramente l'imbarazzo della scelta. E invece prima ahimè, quando io anche ero bambino, perché, e questo significa semplicemente che tenga una fregatana, però era uno dei pochi momenti per mangiare qualcosa di dolce, un dolce, mica c'erano le merendine, mica c'erano, quando tua madre faceva una ciambella, una semplice ciambella, non era festa, ma di più, era veramente una rarità. E quindi immaginate voi che cos'era a Pasqua Upiz Palum, che poi non era Upiz Palum, Ipiz Palum, perché si facevano praticamente, chiaro, una volta arrivava Pasqua non si faceva mai niente e quindi se ne facevano tanti, e anzi forse in quel momento là, vedete, sapete cosa succedeva? Che un'altra cosa curiosa che forse voi non ricordate, ma che io ricordo, ahimè sempre il dispiacere non è legato ai ricordi, perché i ricordi sono bellissimi, ma al fatto che anagraficamente, insomma, sono passati un po' di anni, perché sarei strafelice di tornare indietro a quei tempi, però non è possibile. I forni in casa all'epoca non c'erano, e quindi cos'è che succedeva? Succedeva che non c'erano soldi, veramente, voglio dire, era triste la cosa, cioè si scordavano internet, il telefonino, queste cose qua, ma quale internet? E quindi queste cose erano una rarità, ma quando arrivava questo periodo qua si faceva quasi la corsa a chi ne faceva di più. Perché? Perché tu non li cuocevi in casa, tu li portavi al forno, e quindi un fornare a vedere chi faceva più pizza palum, chi faceva più spiss, chi ne faceva 3, 4, 5, chi ammalava bene, e le altre persone anche ti vedevano e vedevano, perché? Perché tu dovevi uscire per strada con questi dolci in mano da portare al forno, a cucinare al forno, perché non c'era il forno in casa. Prima, mica soltanto i pizza palum, anche, che ne so, le patate al forno con la carne, quella si portava al forno, cioè il fornaio prima sapeva che se mangiavano i cristiani tutti io, e chi ci metteva un po' di carne di più, chi ci metteva un po' di carne di meno, ed era chiaramente un motivo più legato alla disponibilità economica che alla dieta. Oggi invece è più legato alla dieta,
e quindi se ne facevano quantità veramente industriali. E io di questa cosa qua vi devo dire che ho dei ricordi bellissimi della mia infanzia, perché qualcuno lo sa, più di qualcuno non lo sa, mia madre aveva un negozio di biancheria sulla circonvolazione, su via Napoleone Battaglia, che praticamente era una strada di passaggio. Un po' più avanti rispetto al civico 69 dove stava il negozio di mia madre, ci stavano delle strade che davano nel borgo vecchio della città, Uvalvaglione. Non so chi si ricorda, sicuramente molti, Uvalvaglione. E là dietro, insomma, c'erano delle famiglie di gente assolutamente non rispettabile, di più, di grandissimi lavoratori, ma che erano famiglie, diciamo, di estrazione umile, grandi lavoratori e che soprattutto ci tenevano alle tradizioni. E io ricordo nitidamente, adesso sto, dopo aver imburrato, sto infarinando gli stambi perché poi quando ci metterò l'impasto servirà a non fare attaccare l'impasto sotto e quindi quando si cuoce sarà facile sformarlo, perché sennò potremo agnabucciare. Ok, dicevamo, e quindi in questa strada qua, dopo Valvaglio, ci stavano queste famiglie qua, ed erano famiglie numerose, 4, 5, 6, 7 figli, e ce n'era una in particolare, io ero bambino e stavo, ma mi ricordo, tieni presente quelle cose che pure se passati 50, 60, 100 anni te le ricordi sempre come se fosse ieri. Io stavo dietro ai vetri, perché chiaramente mia madre non mi lasciava uscire facilmente, prima insomma, le briglie erano più strette. E quindi stavo dietro la vetrina del negozio di mia madre a guardare fuori. E ogni tanto ti vedevi che passavano tanti bambini, perché erano i bambini poi quelli che li portavano al forno, bambini, ragazzini, che parevano tanti piccoli remaggi, tutti i remaggi, tutti questi blitz balloon man mano che gli erano full. E io perché li sfilavo? Perché questo è il dolce tipico di Lucera, che non fa parte della tradizione dei dolci che faceva mia madre. E quindi io a casa mia un pezzo giusto, perché mia madre non lo sapeva fare, e quindi sfumavo, perché volevo tutti questi, ma veramente decine e decine di bambini che per tutta la settimana, che cominciava da quella prima delle palme e fino a quella, che ne so, alla vigilia della Pasqua, poi sta a sfalare i pizzimalumi. E loro sfalavano i pizzimalumi e mu sfalavano sotto naso praticamente. E in testa a me faceva, ma tu vedi un po'. In compenso, però, devo dire, un po' invidiavo, diciamo, questi bambini, le mamme di questi bambini, perché sapevano a fuoco pizzimalumi. Però devo confessare che poi mia madre invece per Pasqua faceva delle sfogliatelle con la pasta sfoglia fatta da lei, con la sugna, la anzogna, con la ricotta dentro, con la frutta candita, che erano veramente una delizia, ma buone, buone, buone. Ed è un altro ricordo che ho, è che ahimè purtroppo non sono riuscito a rubarle. Perché nel frattempo mia mamma, insomma, sono un po' di anni che ha una demenza senile importante, quindi diciamo che non è in grado di trasmettermi più queste cose qua. La mia passione per la cucina o per il dolce, diciamo, è relativamente breve, insomma, diciamo che ahimè purtroppo non ho potuto.
E quindi ho questi ricordi qua, e ricordo benissimo alcune di queste persone qua, le conoscete sicuramente, siccome non dobbiamo parlare male, ma anzi piuttosto bene, ma perché meritano, perché erano delle persone assolutamente per bene, e lo sono chiaramente ancora oggi i figli. Dinda o vado a dire una batavana. Una nonna, che io la vedevo già nonna, ma all'epoca era mamma, che si chiamava Rietella, e il marito si chiamava Tibello Antonio, che era un muratore, non lavoratore, un po' di più di lavoratore, che lavoravano, vivevano alla giornata, gente umile, gente veramente per bene, che ha cresciuto tanti figli con tanti sacrifici, ma veramente in una maniera esemplare, tutta gente per bene. E questi qua, tutti quanti che io vedo, questi, un'altra delle famiglie era quello del caro, e questo lo conoscete sicuramente. Qui dentro io adesso ci ho messo 400 grammi di zucchero. E adesso gli mettiamo 6 uova. Finisco di dire questa curiosità, perché un'altra delle famiglie era quella del, lo conoscete tutti quanti a Lucera, il preside Mario Tibelli. Eppure si buttava i pezzi malumofu, dovete sapere. Perché è stato pure lui, non vi pensate che Mario Tibelli è andato con Lussi? No, è stato pure lui, bambino, ragazzo, giovane. Eppure si faceva parte di re magiche, portavano tutte le zie, e quindi tutti i figli delle zie. Un'altra che mo si mette a rima e spacca il mus, perché la chiamerò per come la chiamano, per come la chiamavano, c'è il soprannome. Cietta Caio, un'altra donna enorme, perché lavoratrice, che non è, ma non avete veramente idea, cioè, quelle donne che andavano, che ne so, in campagna a raccogliere le olive con la scala la mattina alle, che ne so, alle 4, e finivano la sera non si capisce quando, insomma, gente veramente. E tutti i figli di questi che passavano questi pezzi malumi, e gli sparavano. E oggi mi ritrovo a fare, che ne so, a giocare con voi per fare Upitz Palum. Quindi dicevamo, non so, forse non vi interessa questo discorso, ma vi ho raccontato un po' della mia vita, dei miei ricordi veramente più cari. Per fare il Upitz Palum, per due stambi che sono più o meno di 25-30 cm di diametro, chiaramente adesso stanno questi qua con quella cosa in mezzo per far uscire il buco. Prima si metteva il bicchiere si metteva nello stampo normale, si metteva il bicchiere al centro, gli versavi l'impasto, e quindi il bicchiere ti faceva uscire il buco, perché non c'erano quella roba là. Allora abbiamo detto 400 grammi di zucchero, 6 uova, mezzo chilo di farina, 150, anche 200 grammi di olio, un bicchiere di latte, una bustina di lievito e la buccia grattugiata di un limone. Io adesso inizio con battiamo le uova per rendere l'impasto spumoso. Chiaramente sono avvantaggiato da questa bella e comoda planetaria. Prima le facevano tutte quante a mano, e quando i mamma nostri cedevano, si scafferma un posto bello doloroso, proprio perché
a fuori del fatto di cosa qua, il bicipite era come quello di Schwarzenegger in alcune mappe, insomma. E perché? Perché non invece? E allora le facciamo belle, diventare belle coppie per un po' di tempo. Io nel frattempo preparo l'olio. Io metto sempre quello di oliva perché quello è, onestamente, mettere quello di semi per me è come se si bestemmiasse. Potrà essere pure migliore. 150 grammi, 200 grammi. Questo qua così, ormai sperimentato, sono 120 grammi colmo. Quindi diciamo uno di questo qua più un altro non proprio pieno. Io ce ne metto 200 grammi. Gianni Di Croce ha detto: non sia mai romba planetari, poco ma da fa. Chiama Iz. Queste qua se le fate lavorare per bene, le lavorate bene, veramente incorporano l'aria che poi gli permetterà di crescere un po' di più, di essere più soffice. Certo, gli aggiungiamo il lievito. Immaginate quando prima non c'era il lievito, prima più gonfiavi le uova, attenzione, non prendetela come una mala parola questa qua, gonfiare le uova, cioè no, non c'entra nulla, non c'entra nulla. Più le facevi incorporare aria e più c'era questa, quindi la buona riuscita del dolce più era alto, più era dovuto anche dalla bravura, dalla manualità delle casalinghe. Sì, cazzo mutto oggi niente. Oggi niente cazzo mutto, no. No, non c'è, questo non prevede. Però, voglio dire, quelli, se vogliamo, sono pure cazzo mutte, perché una volta all'anno si dice, le cose che la definizione di cazzo mutte sta proprio nella frequenza di utilizzo, e questo vale per tutto, insomma, no? Nel senso che se lo utilizzi una volta all'anno, sono cazzo mutte, perché vuol dire che lo utilizzi una volta all'anno. Cioè, qua veramente si apre tutto un mondo, cioè se lo utilizzo una volta all'anno è un cazzo mutto, insomma, in buona sostanza, insomma, sotto tutti i punti di vista, diciamo, vai. E allora, ecco qua, facciamo un po', non è ancora la velocità massima, vero, vedi? Andiamo a vedere come cresce, come è cresciuto. Chiaramente qui non c'è assolutamente nulla della mia bravura. Bravo, bravo Vittorio Padrone, le cose inutili. Insomma, no, dica sì, cazzo, è come dargli torto.
Se che te ne vai, in buona sostanza, ti trovi bella. Ecco qua. Si vedono queste bolle d'aria? Ecco, questo significa che l'impasto è bello. Gliela diamo un'altra? A posto. Ecco qua. Quindi ci mettiamo l'olio. Io gli metto, ripeto, quello là extravergine di oliva, perché è di mia produzione. E quindi per me andare a comprare quello là di semi è, insomma, per me è una bestemmia. E me lo può dire il miglior pasticcere del mondo che è migliore quello di semi, però non ci posso far nulla. È come sulla frittura, se si tratta di friggere, mia moglie frigge con quello là di semi e probabilmente dal punto di vista, come dire, tecnico ha pure ragione. Però proprio per la mia stupidità io friggo in quello d'oliva, perché sono babbo, insomma, non è che le mie manifestazioni di stupidità non le manifesto in poche cose, in tantissime cose, questa è una di quelle. Adesso gli mettiamo un po' di latte. Adesso cominciamo a mettere la farina che ho precedentemente setacciato per togliere praticamente, per renderla più... dicevamo mezzo chilo di farina, 400 grammi di zucchero, 6 uova, 150-200 grammi di olio, un bicchiere di latte. Chiaramente, attenzione, se uno ci vuole mettere un po' meno di zucchero, glielo può mettere, ci sono mille varianti. E questa non è proprio la ricetta originaria, originale, perché ripeto, un pizzo palum originale, era tusto, ma era proprio tusto, che si giungono un po' da unuccio di... Questo invece, diciamo che è già una versione, diciamo, ecco, con... l'apparizione sul mercato dei prodotti del lievito, ad esempio prima il bicarbonato, poi l'ammoniaca, si è arrivati al famoso lievito, quindi la gente lievitante. Adesso, appunto, a proposito di lievito, gli mettiamo prima la buccia del limone, che chiaramente ho lavato, e quindi gliela grattugio, e che è scomodo da fare. Come facciamo? Facciamo così. Abbiamo un piattino. No, cioè abbiamo le buone abitudini. Ecco qua. Prendiamo un piatto di porcellana
Questo è, non so se è Villeroy Bocco, Rosendahl o Wedgwood, ma insomma un piattino questo qua, di quelli proprio qualitativamente eccelsi. Che taglia di piatto ristorante di Pozzi Ginori, gli stessi che facevano i bagni, insomma, alla fine, no? Ve le ricordate? Le tazze dei bagni? Erano dell'azienda Pozzi Ginori, che stava, se non ricordo male, a Sesto Fiorentino. E tutti quelli là che entravano nel bagno si sedevano su qualcosa che veniva fatto là, perché in tutta Italia venivano fatti in quel posto. E poi si misero a fare i piatti, pensate un po', insomma, con la stessa porcellana facevano il piatto, cioè facevano, chiudevano la filiera, prima il piatto e poi praticamente, ecco, l'economia circolare è partita da là in buona sostanza. Per dire che, insomma, voglio dire, io adoro per esempio l'odore della buccia del limone grattugiata. Poi questa qua, la mettiamo dentro. E darà un bel odore. Il limone lo conserviamo, quello, perché ci servirà anche senza della buccia dopo, quando dobbiamo fare un aspre. Sapete che cos'è un aspre? È quella glassa bianca fatta da zucchero, albume e limone, che andrà a ricoprire diciamo la ciambella, va? Non so a casa vostra ma a casa mia è così, quando devi mettere qualcosa nel forno lo devi prima svuotare, perché non è un forno, è una dispensa. C'è sta c'è la stagnera piccina, una stagnera grossa, un vassoietto, c'è, cioè, avevo un mal di cuore quando usavo il forno, perché lui mezzo puntale di roba, però tant'è, a casa mia è così, non so a casa vostra, ripeto, già ci mi senta mia moglie che mo se ne esce un bucarillo pure per me. Sempre Gianni dice che il forno è un portacazzi morti. È un portacazzi morti, esattamente. È un portacazzi morti, sì. E che dire che quando accendi il forno, chiaramente, sicuramente a casa vostra non è così, ma a casa mia è così, e sputa tutto là di fatto, perché se appiccio asciuga la pelle, sta con da te, cioè voglio dire, casa mia è più o meno uguale, no, anzi forse no, non voglio dire uguale a quella della maggior parte, che non darsi che a casa mia funziona così, mentre a casa normale no. E quindi ogni volta ho aggiunto latte, perché poi la densità, a seconda della densità, ma non è che non cambia tanto, se metti un bicchiere e mezzo, voglio dire, no. E quindi, come in tutte le case, quando devi accendere il forno, stai con asciugata bene, dagli lì! Magari con
l'inciso catapozza ne accita. E adesso l'ultima cosa, aggiungiamo una bustina di lievito e gli facciamo fare l'ultimo giro per fischiarlo bene. Io dovrei accendere anche l'altro fornetto perché l'impasto è del 2. Sicuramente entrambi non ci vanno nel forno e il lievito non è che può stare tanto tempo così perché insomma perde la sua proprietà, come dire, di... Però se poi accendo l'altro forno vi do veramente la dimostrazione che scattumuta e ne bello, perché insomma voglio dire, non ci faccio una bella figura, si fa scattavo contro le famiglie, che cazzo le case, che male, l'avete visto, questa è casa mia, anzi benvenuti in casa mia. E quindi dicevo, preferisco farne uno per volta, a cuocere uno per volta, vedete la fluidità? Ecco qua. Oh, ma ci sono un po' di amici di fuori che lo stanno facendo insieme a noi, così capite qualcosa di più dei cittadini di Lucera, delle loro tradizioni, delle nostre tradizioni. Sono cose semplici, questi sono sempre della cultura contadina, perché insomma se ci pensate la farina prima era insomma, un bene assolutamente che avevano tutti, lo zucchero, le uova assolutamente, e l'eccezione diciamo era un'aspra, era una cosa quasi di lusso, cioè i bambini quando vedevano un pizzapalume sembrava che avevano visto la Madonna, cioè era una cosa proprio indicibile, cioè oggi forse un bambino che dice ma ho fatto un pizzapalume e stattina quando dice che me la pareva, perché è chiaro. C'ha 100.000 brioche, 180 gradi, 180 gradi per 35-40 minuti, poi lo vedete. Sì, praticamente Danilo Catapano lo... no, scusate, Tina Perrotta lo sta facendo da Novara. Da Novara, brava Tina. Sì. Sei di Lucera, Tina? Il cognome mi dice di sì. Perrotta. Il cognome mi dice di sì. Però mi farebbe piacere se lo facesse pure qualcuno che non è di Lucera, per fargli vedere di che parliamo. Perché poi la bellezza di questi qua, sapete qual è? È che quando ne fai di più, se anche si induriscono un po', vi assicuro che nel latte bello caldo, insomma, non è... Che cazzo molto mi dà? Leccapendolo. Ah, mia moglie mi dà un cazzo molto, leccapendolo, perché io... Ecco, vedi? Palazzo Saverio sta operando da vasto. Palazzo Saverio. E noi vi salutiamo. Noi lo stiamo facendo da Reggio Emilia. Bravi. Carmen Casiero. E questo è un altro cognome che mi dice che è di queste parti. Da San Nicandro, Rosaria Mest. Campobasso. La Marisa si chiama quella. Milena Rosa, che è di Lucera ma vive a Urbino. Invece mille album che non so chi sia ci chiede dove vanno buttati i cazzi morti, nell'indifferenziata. Quali cazzi morti? Che ne so. Allora, i gusci delle uova
vanno assolutamente nell'umido, e questo credo che sia chiaro. Perché se non è chiaro, domani mattina vado da Mille Album, che è una cartolibreria che conosco, e ci scaraboccio tutti i quaderni che devo. Antonio Tolve da Roma. E questo pure mi dice che è un nostro concittadino che è andato via. Sì. Di Liceto, Salvatore Carnevale. Vive a Bologna Daniele Barone, ma è di Lucera. Antonella Salvatore dalla 167. C'è anche Antonella Soccio. Ciao! Ehi, Antonella! Antonella è brava a cucinare, voi non lo sapete, ma Antonella è brava a cucinare. Devo dire anche a mangiare brava, da quello che mi dicono, anzi me l'ha detto lei, che è brava pure a mangiare. E allora, adesso, per dimostrarvi che non è vero che io le sporco soltanto le pentole, vi faccio vedere che la lavo pure quella là, ma perché la devo lavare? Perché dobbiamo fare la fase successiva, un aspro. Cioè, praticamente, se questo è Sua Maestà o Piz Palum ci vuole una bella corona, o il re ci vuole la corona, e io un aspro. Un aspro che vi faccio vedere adesso che cos'è e come si fa. Io intanto lavo per bene il contenitore. Michela Testa chiede: ma un pranzo a base di pesce? È disinteressata la domanda, eh? È molto disinteressata. Senti Michela, io sono convinto che la sei molto più brava tu. E onestamente penso che se io facessi una roba del genere, se andarmi il occhio da quella via, ma rovarina questa via per le eresie che combinerei, perché insomma, diciamo anche quello probabilmente, se devo fare uno spaghetto, uno scoglio, una roba del genere, non è che mi spaventa, però non posso dire di essere assolutamente bravo, 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 no. Sono certo che tu lo sei di più. E quindi io dico che è meglio farlo fare chi lo sa fare. Caro lì. Perché se no poi si pensa che c'ho la colf che le lava. Non c'ho la colf, questa è la mano mia, vedete, è attaccata al mio braccio, vedete, sto lavando io. Abbiamo pure questo perché ci serve un altro. Che ci servirà adesso per preparare il famoso naspr, anzi più che famoso, indispensabile. Il forno non è ancora pronto perché se no avremmo già infornato, però tra un po' lo sarà, perché a 180 gradi vedere che già un'oretta l'abbiamo passata. Stai lavando una pentola, quindi i miracoli esistono. Sempre Gianni di Croce, che evidentemente ti conosce. No,
No, non mi conosce Gianni, perché insomma io più delle volte non do fastidio. Ecco qua. Andiamo per bene. Cerchiamo. Diciamo che se dovessi avere la necessità di fare il lavapendole pure me la caverei. Straccio. Beh, che l'abbiamo pure asciutto. Scottex, che se sta un po' di umidità residua gliela tagliamo pure. Il forno è ventilato? Il forno è... no, io lo metto statico, 180 gradi statico. Ecco qua. Ogni sera ce ne andiamo a passeggiare. Beh, hai voluto te. Allora, lì comunque è quasi pronto. Adesso facciamo il famoso naspra. Mettiamo regia. Adesso facciamo la corona al re. 200 grammi di zucchero, vediamo se è due. Ecco qua. Pina Vinciguerra l'ha impostato ventilato, che deve fare? Va bene uguale. Va bene uguale. Allora, volete sapere una cosa, un'altra cosa, un'altra curiosità più che un'altra cosa? Se lo volete fare, diciamo, più esteticamente bello, lo zucchero per fare un aspre deve essere quello a velo, quindi basta frullarlo anche in una macina caffè, in un frullatore, e vi esce lo zucchero a velo, esce più liscio, esce più... Io preferisco farlo così perché rispetta più la tradizione, perché prima non è che si pensava a fare lo zucchero a velo, anzi
si sbatteva con l'olio di gomito e quindi immaginate, cioè, insomma, voglio dire, era una pratica non semplice, non da tutti. E poi anche al palato è più consistente quello con... Quindi preferisco sacrificare l'estetica al gusto, ma quello poi è soggettivo il gusto. A me piace di più così, ci può stare sicuramente. Perché si chiama Naspr? Ah no, questo, ecco, questa è una curiosità. Ecco qua, solo il bianco, l'albume, ecco, un albume. E chiaramente il tuorlo lo mettete da parte, perché voi se ne prendete, se ne fate un po' di tuorli, potete prendere 1 chilo di farina, 1/2 chilo di burro, tuorli d'uovo, 250-300 grammi di zucchero, la buccia da grattugiata di un limone, fate la pasta frolla così e poi mi telefonate e mi dite di che si tratta, perché è qualcosa di eccezionale. 200 grammi di zucchero. 200 grammi di zucchero, sì. E adesso bisogna metterci il limone. Io gli metto il succo di un po' di meno della metà di mezzo limone, perché mi piace sentirlo il sapore sul naspro, però non deve essere eccessivamente forte, però quello è veramente una delle cose più soggettive di tutte quante. E quindi eccolo qua, la prossima volta crostata. Sì, la crostata, no, ma non perché, voglio dire, non mi voglio, però la mia pasta frolla, è nata a Roma. Ho letto che qualcuno dice che il naspro si mette quando questo palumbo è fatto, e certo, mi come tenuto, lo pensavo proprio. No, scherzo, ha ragione, dice, perché sennò il rischio è che si smonta, ma io non potevo aspettare che si cuceva, perché se aspettava che si cuceva un pizzo palumbo e metto un aspro, poi lo fanno pomizzo, e non è il caso, diciamo che ci dobbiamo un po', come dire, rilassare, dobbiamo stare un po' tranquilli, perché insomma ci saranno giorni, ahimè, duri, e quindi quello che ci possiamo risparmiare, risparmiamocelo per il bene di tutti. Ho messo un po' meno di mezzo limone come succo, però è molto soggettivo il gusto, se lo vuoi sentire di più ce ne metti di più, se lo vuoi sentire di meno ce ne metti di meno, ma glielo devi mettere perché serve proprio per farlo formare. Michele Pesante dice forse un aspro perché saprà di aspro per via del limone. No, non è aspro, invece è dolcissimo. Se gliene metti troppo ti lascia quel gusto, come dire, un po' aspro, che a me non piace, perché quando si sente troppo, diciamo, poi ti lascia quel gusto così. Invece no, è dolce se gliene metti un po'.
un po' glielo devi mettere perché serve proprio per farlo, come dire, per realizzarlo, però qui diventa molto soggettivo. Non credo che sia quello. Vedi, voglio vedere, non dico che è pronto, ma il forno invece è pronto. Ah, Matilde Staffa ci dice che nastro deriva dal greco. E cioè... aspetta, Matilde. No, scegliere una cosa, Matilde. Fammi capire, lui ascolta a me o dici seriamente? Cioè tu a me mi vieni a dire che proviene dal greco. Che cazzo ne so io del me del greco? Ma dobbiamo far capire a tutti il mio punto debole che è il greco. Che cos'è il greco? La lotta greco-romana? No. Sentiamo. Ma me l'ho perso. Comunque diceva che significa bianco, in sostanza. Ecco. Ho perso... Matilde, riscrivicelo per favore, perché l'ho perso tra i mille commenti. Però credo di sì che significhi bianco. Bianco, confermano, aspros. Hai visto? A me al massimo in cui chiedere una declinazione, che ne so, in latino, ma proprio quella proprio rosa, rose, rose, dice proprio una cosa sciue, sciue, una robetta meno posi, ma la trovo greco, ma di, io so che tu mi vuoi bene, te ne voglio pure io, però... Oh. E comunque un aspre è pronte. E ha ragione chi dice se faccio quando... è cotto, perché il rischio che nel frattempo qui si possa smondare, però noi lo facciamo bene 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 di modo che non possa e non debba smondarsi alla fine, perché veramente non faremo in tempo, perché si deve cuocere, si deve raffreddare un po' questo nastro, che è praticamente una glassa, diciamo, chiamiamola così, con una spatola si mette sopra, si ricopre, e come adesso vi faccio vedere il risultato. Eccolo qua. Ricopre tutta la... No, e chi legge? Ricopre tutta la parte superiore e anche il bordo. Grazie Bruchi, in greco come si dice? Traducetelo, traducetelo, una bella domanda questa. Allora dicevo, vedete, la parte superiore viene tutta ricoperta di nastro e anche di lato. E sopra si mettono queste codette colorate di zucchero. Attenzione, attenzione, queste qua ne devono essere 582 pezzi. Cioè dovete prendere un barattolino, vedete? Vedete, questo è uno, ecco, ne dovete contare 582 di pezzi. E devono essere, siccome sono 6 colori che stanno qua dentro, dovete fare 582 diviso 6 e annesso uguale per colore, se no si smonta un aspre, e li dovete mettere tutti quanti sopra.
potrebbe mai essere una cosa del genere. Quelli poi si prendono e si distribuiscono sopra quando un aspre è ancora fresco, quando ancora non si asciuga, perché poi si deve attaccare sopra, e quindi quando morderete il se ne dice non è stato poi per il zucchero, ci hanno messo una dopo. Sì, tanto ce l'hanno il tempo per contare, hanno un po' di tempo. Sì, sì. Patrizia Pellicciaro dice ma vattene va. Patrizia, verrò a casa tua a contare tutte le codette che avrei messo sul tuo pizzo paloso. Mi raccomando, se non so ci mi cito tanto di se ne voglio i lucro, se... Non mi faccio incazzare, mi piace. Io ho scoperto che si chiamano codette. La corona di sua maestà Upiz Paluma. Vedete questo granulo che vedete? Lo vedete? Zucchero? Se fosse stato fatto con lo zucchero a velo, non la vedevate. Quindi esteticamente è più, viene più liscio, viene più bello quello. Però questo qua sotto i denti lo senti. Telefotografera Patrizia Pellicciaro. Una qui. Quando fa la fotografia, uno per uno. Tutti e cinque, tutti andati. Mentre li conto. No, deve fare un video. Mentre li conto uno per uno. Io poi me lo vedrò pure, però. Questo è il famoso Fizz Palum che facciamo noi a Lucera. La prossima volta. Mamma, pare che cambieremo la location, perché mi pare che l'hanno fatto poco meno quella là, perché da quello che ho detto, insomma, mi sa che ci dovremo vedere là la prossima volta. Spero di no, perché magari, che ne so, si convincono che le richieste che io faccio sono assolutamente legittime, giuste e opportune, quindi ne servono, perché se no magari dobbiamo fare là. La prossima volta faremo quella che è forse quella ancora più buona in assoluto, e che è a Farrat, che devo dire la verità, però vedete così, così. Cioè, questa è proprio la gnugna rui. Cioè, è una... No. Come no? Attica. No, sì. Per sentire. Perché se ci volesse un po' di limone ancora, devi assaggiare. Invece è perfetto. Faremo la farrat. Che cos'è la farrat? Beh... quello sì che è veramente il vero dolce tipico di Natale, e che in buona sostanza la pasta frolla con ricotta, farro, uova, zucchero. C'è chi al posto del farro mette il grano, c'è chi al posto del farro e del grano non mette nulla, ed è il sottoscritto, perché lì io vi faccio vedere come la faccio io, ma la farrata, perché la vera farrata si mette il farro. Io non lo amo, però amo farla con la pasta frolla, che veramente a me fa impazzire, mi piace, e onestamente quella che faccio è veramente buona, ricotta, una buona ricotta, possibilmente non quelle industriali, ma nei caseifici di Lucera, che ne fanno veramente di una qualità eccellente, e ne abbiamo tanti, e non faccio i nomi perché ho paura di dimenticare qualcuno, però andare a comprare quella confezionata, che ne so, con la pasta, è un delitto. Ve lo dico, è un delitto. Andate in questi caseifici di Lucera, locali, ce ne stanno diversi, prendete la ricotta, la prenotate, la fate scolare
per un paio di, per un giorno, per una nottata, per bene, magari ecco in un posto fresco oppure anche nel frigorifero, però nel frigorifero ci vorrà più tempo. Uova, zucchero, la frutta candita, una roba seria, una roba proprio seria. E quella sarà, ecco, diciamo che il dolce poi che si presenta sulla tavola, di Pasqua. La colomba non è una cosa che ci appartiene, mo detta proprio papale, questi sono i veri dolci. Però per gli amanti della colomba vi posso dire una cosa, ci sono degli artigiani locali di Lucera, i forni, che la fanno veramente buona. Ce ne stanno tanti che la fanno, a me hanno regalato, lo dico anche per ringraziarli, una l'altro giorno, e non so, io ho un debole per quei ragazzi, un po' per tutto, insomma. Giordano e la moglie sono ragazzi che ci mettono tanto entusiasmo, ma pure tutti quanti gli altri, ripeto, l'ho assaggiata, è veramente buona e ne vale la pena, non è una pubblicità, vedete, veramente, so pure, voglio dire, il papà è pure un avversario politico, quindi voglio dire, me ne frega meno di nulla, però quando è vero, insomma, no? E sono ragazzi che ci mettono tanta passione, ma pure gli altri che le fanno, insomma, veramente vi consiglio di prendere una di quelle piuttosto che una di quelle là confezionate, perché poi se vi dovete prendere una di quelle là confezionate, uno di sente a me, un bella pizza di pizza palù o un bella pizza di farà è meglio. Io spero che non lo so, sia stato a piacere che abbiamo passato insieme, anzi un po' di più, a me sinceramente ha fatto molto piacere di essere stato in vostra compagnia, perché sennò sarebbe stata dura sul divano, altre 2000 telefonate, non ho risposto e chiedo scusa a chi non ho risposto, però vi posso garantire che adesso un'altra richiamerò a tutti quanti, uno per uno, e quindi fino alle 10 stasera richiamerò, però magari un'oretta. Mi sono divertito con voi, sono stato bene, spero che altrettanto avete fatto voi. Ma ci vediamo. Vogliamo fare gli auguri a Antonio Monturi, che è diventato papà? Oh, Antonio! Tanti cari auguri, ma veramente auguri di cuore, lo hai detto tu stesso. È un momento particolare, tu volevi vedere nascere tuo figlio, me lo hai scritto, l'ho detto a tutti quanti. Ti è stata tolta questa opportunità e posso capire l'amaro in bocca che hai, però sono sicuro che, insomma, quando lo hai visto, immediatamente è sparito quell'amaro in bocca. Penso che tu oggi sia veramente una persona strafelice ed è uno dei momenti più belli della tua vita, e quindi tanti cari auguri a te, a tua moglie e, che ne so, anche ai vostri genitori, quindi ai nonni, e date un bacio al bambino o alla bambina, mi pare che era Mattia, mi sa che era un bambino. Ciao a tutti.